Apparente fase di stallo per Sebastiano Esposito al Pescara. L'Inter non ha ancora fatto i primi passi formali per risolvere con la Spalla il prestito annuale sottoscritto a inizio stagione, cosa che però accadrà nei prossimi giorni, visto che il calciatore ha trovato sempre meno spazio con il passare delle giornate, fino ad essere tenuto regolarmente in panchina nelle ultime 5 gare dal tecnico Pasquale Marino. Una volta tornato alla casa madre, sarà il club nerazzurro a scegliere la destinazione di Esposito, con l'auspicio che l'attaccante possa avere un minutaggio più cospicuo. Come riportato da Luca Cilli di Sport Italia, non c'è solo il Pescara, anche la regina di Marco Baroni è una pretendente per Esposito. Del giovane attaccante ha parlato anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che al portale FC Inter News ha dichiarato: è un giocatore importante, che ci piace, possiamo farci un pensiero, al momento posso dire che non c'è nulla e che l'abbiamo cercato quest'estate, ma ora parliamo di un giocatore della SPAL, quindi dipende da tante cose. E il mercato del Pescara si interseca sempre più con le uscite Stensi, perché per la difesa si fa sempre più largo l'ipotesi di Caleb Okoli, di proprietà dell'Atalanta, altro giocatore anch'egli nel mirino del Pescara a settembre, ma poi finito alla SPAL, mentre l'Atalanta dirottava nelle ultime ore di mercato Rodrigo Gut in riva all'Adriatico. Ma Okoli a Ferrara ha giocato pochissimo. Se Sebastiano Esposito contro il Delfino ha segnato il suo unico gol, Okoli contro il Delfino ha disputato la sua unica partita in campionato con la SPAL, che in quel giorno era in emergenza in difesa. Per lui anche una presenza in Coppa Italia. L'Atalanta gradirebbe un minutaggio più alto, per questo vaglia altre mete, richieste anche dalla C, Piacenza, ma Pescara in pole position, e così Okoli andrebbe a rimpolpare un reparto colpito da infortuni e squalifiche. Sempre più vicino il nuovo ritorno di José Machin, l'uomo delle mezze stagioni a Pescara. Se l'affare andrà in porto, il mago di Tarragona potrà disputare il quarto semestre biancazzurro consecutivo, avendo fatto la prima parte del campionato nel 2018-19 e nel 2019-20 e seconda parte di campionato nel 2017-18. Formula di cessione e modalità di pagamento dell'alto stipendio, magari con l'ausilio del Monza, suo attuale club, sono i nodi da sciogliere prima di definire l'ennesimo ritorno del fantasista della Guinea Equatoriale. Sempre sul fronte attacco, pur restando forte l'interesse per Fabio Ceravolo, è difficile che la situazione possa avere sviluppi prima dello scontro diretto di domenica 17 all'Adriatico tra Pescara e Cremonese, club grigiorosso che proprio oggi ha presentato il nuovo allenatore, che in quella data debutterà sulla panchina. Fabio Pecchia, chiamato al posto dell'esonerato Pierpaolo Bisoli.